La presentazione della prima edizione di La Vendemmia a Torino e Portici di Vini. Come mai queste iniziative? Ma noi stiamo lavorando insieme alla città di Torino per fare appunto un collegamento di Torino con tutto il resto del Piemonte, e naturalmente una delle connotazioni del nostro Piemonte non può che essere l'enogastronomia. Crediamo che Torino possa essere una vetrina per la nostra produzione. Questo è appunto un primo passo che nel tempo sapremo implementare e far crescere. La città li ospiterà il 14 e 15 ottobre. Cosa accadrà concretamente? Intanto ci saranno diversi produttori piemontesi presenti, così come però si metterà in risalto la produzione del comparto chiamiamo torinese, che vede naturalmente diverse realtà presenti. Ci saranno diversi luoghi di Torino, saranno aperti, ospiteranno momenti legati ai vini. Certamente è quello che abbiamo cercato di fare, di unire l'eccellenza culturale all'eccellenza enogastronomica, per cui parteciperanno a questa manifestazione anche le nostre istituzioni culturali e alcune gallerie d'arte. Le prospettive? Le prospettive, vediamo come va questa edizione, sicuramente se va bene la continueremo. Quali sono i numeri dei due eventi, la Vendemmia Torino e Portici di Vini? Allora, la Vendemmia Torino è un evento importante che unisce vino, cultura e crea un evento diffuso sulla città. Complessivamente abbiamo 50 produttori di vino, 16 location tra musei e palazzi storici, 30 luoghi dove si potrà fare delle degustazioni, 18 appuntamenti vari e 19 artisti coinvolti, quindi un evento grande che coinvolge tutta la città e tutte le eccellenze della città, sia da un punto di vista dell'eccellenza dei produttori di vino, sia dal punto di vista dell'eccellenza dei nostri palazzi, delle nostre sedi e dell'eccellenza dei nostri artisti che insieme collaboreranno per questa grande iniziativa. Molti luoghi che saranno da teatro di questi eventi, in particolare quali? Allora, in particolare abbiamo Palazzo Cisterna, il Museo Nazionale del Risorgimento, il MAO, le Gallerie d'Arte, il Museo MIAO, la Fondazione Camera, quindi veramente un percorso su tutta la città per portare avanti questo connubio sicuramente interessante tra vino, cultura e arte.